Da qualche tempo mi stavo domandando se anche voi abbiate notato la pressione mediatica sui pagamenti digitali. Visti certi commenti, anche contrari ai pagamenti digitali, mi sembra doveroso fare qualche precisazione. Ma voi, i pagamenti digitali, li sfruttate? Io personalmente li uso, eppure tanto, così tanto da farmi pensare che campagne statali come il cashback o la lotteria degli scontrini siano solo uno spreco di soldi pubblici o anche farmi trovare in difficoltà quando qualcuno mi chiede dei contanti. Ho avuto pure discussioni con amici e conoscenti, ma mai come quelle che avrò con voi se non seguite alla lettera le indicazioni delle grafiche che stanno in sovrimpressione. Capito? Sicuramente io sarò un estremista, ma non sono qui per farvi aprire gli occhi o consigliarvi l'uso di un servizio o l'altro, semplicemente voglio solo esporvi il ragionamento che mi ha portato a tanto, condito da alcune considerazioni a cui forse non avete mai pensato. Dopo questo preambolo devo partire dalle origini. Prima c'era il baratto. No, forse in effetti è un po' troppo indietro. Allora, nella Firenze dei Medici nacquero le banche. No, non va bene, vi sto perdendo. Su, concentrati. Meglio arrivare subito ai giorni nostri, dove la BCE ha il mandato della UE di stampare o coniare i contanti. Questo a sua volta è demandato alle 11 zecche dei principali stati, gestito nel nostro caso dalla Banca d'Italia. Su questo voglio fermarmi 2 secondi. Avete mai pensato ai costi del ciclo delle banconote o monetine? Non è che viene mica gratis. La carta, l'inchiostro, i macchinari, gli edifici, il personale, i trasporti, il ritiro di quelle usurate o fuori corso e la ricerca anticontraffazione. C'è anche quella per stare sempre un passo avanti ai falsari. Le persone comuni non si rendono conto di questi costi perché sono per noi trasparenti, cioè pagati dagli stati, rispetto invece alle commissioni che ha un esercente quando installa il POS di un circuito di credito. Purtroppo sul sito della BCE non ho trovato costi concreti aggiornati, su altri siti di finanza però ho recuperato alcuni articoli che parlano di uno studio della Banca d'Italia del 2014 che parla di almeno 8 miliardi di euro l'anno che il nostro paese spende per tenere in piedi il giro delle banconote. Giusto per farvi un paragone, il solo cashback è finanziato per quasi 5 miliardi di euro. Dopo avervi sganciato questa bomba, faccio notare un'altra cosa. Un pagamento elettronico è soggetto spesso ad una digitazione di un PIN o comunque ad una cosiddetta autenticazione forte. Questo già da solo basta a disincentivare la microcriminalità dovuta agli scippi. Magari vi fregano il cellulare o la carta, ma quelli si possono bloccare anche abbastanza rapidamente. Il contante, invece, è perso per sempre e spendibile molto più rapidamente. Un'altra cosa comoda dei servizi digitali, che ho visto già anni fa applicata in maniera massiva in Cina, sono gli scambi rapidi di valuta usando QR code o il proprio numero di telefono. Questi sono addirittura senza commissioni se avvengono tra privati. Non faccio i nomi di tali servizi perché non mi pagano per farlo. Giusto, perché non mi pagate per farlo? Allora, dai, fate piovere su di me le vostre banconote come fossi zio Paperone nel suo deposito. Un lato negativo di tali servizi digitali è che serve però una connessione telefonica fra le parti, la presenza di una carta di debito o credito per il cliente, che può anche costare, ma se ne trovano di valide a praticamente zero commissioni per un utilizzo medio, o la necessità di un'app nel telefonino, cosa che però ormai hanno praticamente tutti, il telefonino. Un altro vantaggio dei pagamenti digitali è che sono tracciabili, quindi si faciliterebbe di molto il lavoro del fisco in fase di accertamento e si ridurrebbe quindi il mercato nero, che alcuni contano di diverse decine di miliardi di euro l'anno tolti al nostro PIL nazionale. Se poi mi dite che voi tenete la vostra privacy fortemente, allora non dovreste nemmeno stare qui a guardare questo video su YouTube, per non parlare di usare Facebook o altri social network. Il vero problema dei pagamenti digitali quindi è che si tratta di un mercato privato e non controllato dallo Stato, che rende trasparenti i costi per la popolazione. Di fatto non mi pare giusto che un esercente che fa pagare con il contante 100 una cosa, poi con il digitale se ne trovi, che so, 98.
Dal mio punto di vista, l'Europa e i suoi stati membri dovrebbero intervenire esclusivamente sui costi di questi servizi, togliendoli direttamente all'utenza, come ha fatto per il contante. Non sarebbe semplice, bisognerebbe creare o riadattare infrastrutture, protocolli di scambio, rendere disponibile API pubbliche per i software, sistemi di accesso sicuri per le entità creditizie che vogliono entrare a far parte del mercato. Però è chiaro che in questo contesto il cashback sia solo un palliativo per incentivare una cosa che al momento fa arricchire molto più rapidamente chi già i soldi li ha, vedasi istituti bancari e creditizi, mentre erode lentamente ricchezza dal mercato reale. Per questo io sono per lanciare una campagna zero commissioni sulle transazioni digitali, che se ne accollino gli istituti o ancora meglio, come dicevo prima, che si crei anche un protocollo europeo condiviso per questo tipo di operazioni, che abbatta i costi e alzi il livello di sicurezza. Direi che adesso, se avete messo mi piace, vi siete iscritti al canale attivando la campanellina, avete commentato e condiviso questo video, ho detto tutto quello che ritenevo opportuno ed è giunto il momento di salutarvi, per non appesantirvi comunque troppo nella discussione. Al prossimo video, ciao!